Inaugurata ufficialmente la mostra Giuseppe Maggiolini, un virtuoso dell'Intarsio e la sua bottega in Parabiago. L'amministrazione comunale con la Fondazione Musazzi del Museo di Parabiago ha voluto onorare in maniera sensibile il 200° anniversario della morte di questo nostro grande concittadino che si chiama Giuseppe Maggiolini, il più grande ebanista europeo del 1700. Giuseppe Maggiolini, vissuto nella seconda metà del Settecento, si è conquistato la fama internazionale di grande maestro ebanista, realizzando mobili di grande pregio per le famiglie della nobiltà europea, per la corte degli Asburgo e per altre corti europee. Dalla sua bottega nella cittadina lombarda sono uscite creazioni considerate veri e propri capolavori. Cassettoni, stipi, tavolini, comodini ed altri oggetti d'arredo, realizzati con sapienti combinazioni di diversi legni e decorati con preziosi intarsi di gusto neoclassico. Alcuni di questi veri e propri gioielli di artigianato sono visibili nella mostra aperta fino al 9 novembre a Parabiago, nelle due sedi di Palazzo Maggi Corvini e Fondazione Museo Carla Musazzi. La mostra, curata dal professor Enrico Colle, uno dei maggiori studiosi di Maggiolini, apre l'anno maggioliniano, un ricco programma di conferenze ed altre manifestazioni culturali che, in occasione del bicentenario della morte dell'ebanista, la città di Parabiago dedica al suo illustre concittadino. Questa mostra si inserisce in una serie di manifestazioni e di attività promosse dal comune di Parabiago per ricordare la figura di questo grande artigiano. Vi è un cassettone che spiega molto bene la tecnica con cui Maggiolini realizzava i suoi arredi, cioè partiva da un disegno di un ornatista che era attivo per la corte dei viceré di Lombardia e da lì trasformava questo disegno in una tarsia vera e propria, completa. Il mobile è uno tra i capolavori usciti dalla bottega del Maggiolini e merita appunto una visita alla mostra. Rappresenta, attraverso una bella selezione di pezzi, quello che è la storia del mobile lombardo dalla metà del Settecento, dalla seconda metà del Settecento con l'avvento di Maggiolini, fino al primo Ottocento, quando la bottega dei Maggiolini verrà chiusa e i suoi allievi si stabiliranno in altre botteghe private nel resto della Lombardia. Le celebrazioni comprendono anche una serie di appuntamenti culturali su Maggiolini e i costumi della sua epoca. Un'occasione per vedere dal vivo i prodotti di una grande tradizione di artigianato italiano che ha segnato la storia del gusto europeo e che tuttora fa sognare gli appassionati di arte antiquaria.